tutte e due? Quanto? Ok, amici telespettatori. Amici telespettatori, buonasera, benvenuti sul canale streaming di Eleven Sport per la diretta dal Pala San Giorgio di Molteno della prima giornata del torneo di pallamano maschile, la Serie A Beretta, tra le squadre locali di Salumificio Riva Molteno e del Brixen, SSV Brixen. Novità di quest'anno, a parte le porte rigorosamente chiuse per i noti provvedimenti sanitari ancora in vigore, novità di quest'anno, come avete già sentito, è il title sponsor della massima divisione italiana di pallamano, Salumificio Beretta, dei fratelli Beretta, un brand di grande visibilità che abbiamo l'onore di ospitare nel nostro, ripeto, massimo torneo. Le squadre stanno terminando la fase di riscaldamento e sono state chiamate dai direttori di gara, i signori Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno, che dirigeranno la partita di questa sera. Velocemente vi do l'elenco delle formazioni per quanto riguarda gli ospiti: SSV Brixen, numero 7 Martin Alejandro Amato, numero 29 Andrea Baric, numero 13 Maximilian Brüger, numero 42 Alex Coppo, numero 40 Davor Cutura, numero 2 Riccardo Di Giulio, numero 15 Dominic Dorfman, numero 81 Hendrik Iballi, numero 61 Christian Mitterützner, numero 34 Felix Müller, numero 3 Riccardo Pivetta, numero 36 Adam Putainer, numero 91 Valerio Spaolo, numero 75 Luca Schatzner non fa parte della comitiva brissinese, numero 1 Alex Wierer, allenatore Rudolf Neuner. Per i padroni di casa, Salumificio Riva Molteno, numero 55 Esteban Alonso, numero 32 Lorenzo Beretta, numero 11 Brambida, numero 23 Leonardo Colombo, numero 20 Andrea Dall'Aglio, numero 36 Edoardo Dall'Orto, numero 10 Dorin Dragnea, numero 8 Lorenzo Gizia, numero 28 David Bligic, numero 9 Gioele Mella, numero 97 Gabriele Randes, numero 7 Giacomo Morelli, numero 28 Samuele Riva, numero 40 Daniele Soldi, numero 14 Carlo Sperto, numero 5 Daniele Zanoletti. Come potete vedere, le squadre stanno terminando i preparativi di riscaldamento e stanno prestando all'ingresso in campo. Ico abbastanza interessante, Molteno è neopromossa quest'anno insieme a Quattro Siracusa e a Santarelli Ingoli, sono state promosse le tre formazioni dalla 2 nonostante la sospensione del campionato di categoria. Le due dei rispettivi gironi erano tutte e tre largamente al comando dei loro gironi. La rappresentativa brissinese non ha bisogno di grosse presentazioni, Bressanone è una delle capitali italiane della pallamano e si è comportata in modo egregio anche lo scorso anno, nonostante la brusca interruzione del torneo, veleggiando nei primi quattro posti regolarmente della classifica. Puntano quindi i brissinesi alla vetta della classifica del torneo. Immagino obiettivo d'obbligo per i moltenesi sia quello di centrare una permanenza nella massima regione, che sarebbe la permanenza storica. Molteno ha già
per un paio di volte ha già calcato i terreni della massima divisione di pallamano per un paio di volte. L'ultimo campionato 17-18, terminato però con la retrocessione, sarebbe in questo caso quest'anno la prima volta che per un'eventuale salvezza sarebbe la prima volta si troverebbe la formazione moltenese a disputare due campionati consecutivi. Premesse quindi abbastanza diverse per entrambe le squadre, pronostico d'obbligo evidentemente per i brissinesi, ma abbiamo visto che i matricoli si stanno ben comportando. Il torneo ha già avuto inizio ufficiale alle 15 di oggi sul campo di Cassano. La formazione Varesotta di Cassano, padroni di casa, si sono imposti abbastanza agevolmente col punteggio di 26-17 sulla Albatro Siracusa, che ha quindi pagato un pochino lo scotto, insomma, di questo esordio in Serie A1. Le squadre sono pronte per scendere in campo, qualche secondo ancora d'attesa. Eccoci qua. Sarà interessante anche così vedere, dare un'occhiata a quale potrebbe essere la chiave, potrebbero essere le chiavi tattiche delle due formazioni. Bressano parte probabilmente con una formazione più pesante, proprio profilo della massa critica. Molteno, che ripetiamo, è ancora orfana del serbo Aleksandar Vučinić, che per problemi anch'essi relativi alle limitazioni imposte dal governo italiano, in particolare per chi proviene da paesi extra Schengen e in caso dalla Serbia, è ancora al palo e insieme ad altri connazionali si sta cercando di riuscire a portarli in Italia per una disputa corretta del campionato. Però fatto sta che al momento le porte sono ancora chiuse, ci si aspetta, si auspica una riapertura per la prossima settimana. Staremo a vedere quello che decideranno le autorità italiane. Tutto pronto? Ultimi controlli. Partiti. Difesa probabilmente ponda. Il fono 5-1 per Molteno. Davor Kutura si porta già. Infrazione fischiata subito a contropiede dell'Orto, non è riuscito a intercettare la palla per un colpo, però ha subito fallo, quindi si riprende. Primo attacco fallito da parte del DSV Brixen. Dorin Dragnea con la maglia numero 10, centrale rumeno, di fatto nuovo acquisto di Molteno. Abbiamo bloccato il tentativo di penetrazione centrale da Mitter Hünzner. Andrea Dall'Aglio sta cercando di farsi valere come pivot, impresa non facile. Redelli per la prima marcatura, Molteno in vantaggio. Reazione, vediamo la reazione di Brixen, che subisce un gol dall'ala. Magari riporta in parità il risultato. Difesa piuttosto stretta di Molteno, che però ha lasciato lo spazio uno spazio abbastanza largo. Müller ha potuto prendere le misure in modo facile dall'ala e perforare
Gabriele Arandas. Tentativo di entrata, di ingresso di Andrea Dall'Aglio. 9 metri per Molteno. Ancora Redaelli, 2-1 per Molteno. Partito molto bene Giacomo Redaelli. Giacomo Redaelli in possesso di un tiro in doppio appoggio notevole, una frustata di tutto rispetto. Nulla potuto San Paolo. Anzi, per 2 minuti. Infrazione di 2 minuti e il Bressano sta giocando in parità numerica in avanti, ma senza portiere, come rigore. L'arbitro decreta un tiro da 7 metri per fallo di invasione alla difesa moltenese sul tentativo di tiro del portiere, del pivot Brissinese. Futura pareggia per Bressanone, 2 pari. Avvio comunque interessante dopo 3 minuti e mezzo, 4 minuti di gioco, 2-2. Molteno sta dimostrando buona, stadio sanno, una buona concentrazione, una buona padronanza anche del gioco. Alonso, molto bello il giro di palla con servizio per Esteban Alonso. Per Esteban Alonso da parte di Daniele Soldi, direttamente in posizione di terzino. Largo lo spazio a disposizione anche questa volta anche per Esteban Alonso, che però ha bene interpretato la fase d'attacco, in questo caso il tiro, e non ha lasciato scampo a San Paolo. Nuovo tiro da 7 metri, francamente abbastanza dubbio, ma tant'è. Ancora Cutura al tiro. Nuovo pareggio, quindi 3 pari. Difesa moltenese che probabilmente soffre un po' il peso degli attaccanti brissinesi, ha già commesso 2 falli da rigore che sono costati il pareggio, la perdita del vantaggio. Bene il giro di palla da parte, e questa volta il rigore è per Molteno sul tentativo di conclusione. Tentativo di conclusione di Dragnea, ben parato da San Paolo, ripresa da parte di Andrea Dall'Aglio, ma in questo caso il fallo è stato commesso alla difesa brissinese e quindi 7 metri anche per Molteno. Esteban Alonso per il suo secondo gol personale, 4-3 per Molteno. Partita comunque interessante, adesso vediamo. 4-3, un punteggio già abbastanza alto per 6 minuti e 23. Stavolta è passato nella posizione di centrale, mentre Cutura si è spostato come nella posizione di laterale sinistro. Edo Dall'Orto blocca. E Cutura, però Cutura non perdona se lo si lascia
Carlo Sperti, Carlo Sperti, rapidissimo il contropiede di Molteno, rapidissimo, colto di sorpresa la formazione altoatesina, primo tiro respinto da primo tiro di Alonso sul palo, ma la respinta è stata accettata da Carlo Sperti. È Carlo Sperti uno specialista, insomma, dall'ala destra è uno specialista, non a caso nella classifica dei marchi dello scorso anno ha figurato come al quarto posto, ma primo degli italiani sul punteggio. Questa volta è Mitterhülsner a perforare la difesa di Molteno. Molteno ha forse probabilmente qualche botta di troppo in difesa, mentre davanti il gioco si sta sviluppando abbastanza bene. In difesa, d'altra parte, abbiamo a che fare, ripeto, con una delle formazioni che probabilmente lotteranno per i vertici di questo campionato, quindi insomma, voglio dire, stiamo... Nove metri i balli ha placcato Dragnea in modo abbastanza evidente, insomma, nel fallo dall'aglio che esce dalla sua propria posizione. 9 metri rischioso, insomma, questo altro fischio d'arbitro. Carlo Sperti ha subito fallo in elevazione. Ammonito Brügger per non aver rispettato la distanza di 9 metri. Daniele Soldi, bloccato Dorin Dragnea dall'arcigna difesa tesina. Questa volta lo scambio con Andrea Dario non ha avuto successo. Ritorna Bressanone. Rete ancora Mitterhülsner, e questa volta per la prima volta Brixen passa in vantaggio 6-5 per gli ospiti. Rete Alonso dall'ala, efficacissimo oggi, evidentemente in giornata di grazia, già 3 marcature a suo favore, un rigore e due marcature dall'ala, 2 gol da posizione. Ala questa volta non larghissima, quindi bravo Esteban Alonso a trafitto Sampo, riportando il punteggio in parità 6 pari. Stavolta Molteno difende bene, ha messo in difficoltà Bressanone e sta ripartendo. Rettifica la posizione di partenza. Gabriele Arandes doveva rimettere dalla propria. Quindi Molteno può impostare un'azione manovrata, quindi non sfruttare la seconda fase o contropiede. Ottimo taglio di Andrea Dall'Aglio, ottimo taglio Andrea Dall'Aglio per il 7-6 per Molteno.
ben servito da Daniele Soldi, bravo Daniele, bravo Andrea Dall'Aglio. Bene la difesa di Molteno, costringe Bressanone a ricorrere al passivo, tiro forzato di Cutura, bene Gabriele Ranz, e colta, e questa volta è Redelli. Redelli, bene anche lui, terza marcatura per Redelli, 8-6 per Molteno, doppio vantaggio, questo è il primo doppio vantaggio della partita. Ma l'impressione che Molteno abbia iniziato con la giusta determinazione questo punto. 13 minuti e mezzo, 8-6, il punteggio si è un po' assestato, ma comunque sono le marcature ancora evidenti, ancora parecchio. Ah, questa volta la difesa di Bari. Ah, sfondamento, Basic aveva segnato prima, non i Bani, ma fondamento parte di Esteban Alonso, questa volta è piuttosto evidente. E qui, ahimè, perso Molteno, perde una opportunità di mantenere la palla, di mantenere il raggio. Però, vediamo. Sull'azione manovrata. Due minuti ad Andrea, a Edo Dell'Orto. Intervento piuttosto ordinato che per me poteva effettivamente essere sanzionato con un'esclusione temporanea, e poi è arrivata purtroppo per la squadra evidentemente di Molteno, quindi Bressanone dall'ala, rete. Pivetta porta in parità l'incontro, riparità l'incontro. Molteno ha avuto un attimo di sfondamento, un attimo di stazione di troppo sul doppio vantaggio, dallo sfondamento di Alonso, alla esclusione temporanea di Edo Dall'Orto. E Bressanone ne ha approfittato, ha recuperato il doppio svantaggio, quindi ora perfetta parità. Molteno in parità numerica, infrazione penso di passi, fischiata ad Andrea Sperti, a Caverti. Aspetti, non è esattamente d'accordo, ma evidentemente l'arbitro ha visto un'infrazione di passi, un'infrazione tecnica, ma non è stato chiarissimo la mimica dell'arbitro, quindi in ogni caso palla a Brixen. Di nuovo all'ala, ancora Pivetta, ma questa volta Gabriele Randes riesce ad intercettare la conclusione, e qui Molteno si mantiene in partita, in parità, 8 pari, ancora inferiorità numerica per Teno, fuori Gabriele Randes, è entrato David Grikic. Stavolta errore di Giacomo Elli che allarga un po' troppo sulla penetrazione di Daniele Soldi, che però attendeva sulla propria azione, quindi non è avanzato. Palla fuori, recupera Bressanone e ora attacca, però il recuperato anche lo svantaggio numerico, quindi ora le squadre sono in parità.
intercettato il passaggio al pivot da dalla difesa moltenese. No, è Bressanone a perdere. Interruzione dell'azione, fallo, fallo evidente da parte della difesa brissinese su Daniele Soldi, ma un fallo speso bene perché l'azione era pericolosa, seconda fase poteva sortire effetti migliori. Questa volta forse non è stato lucidissimo l'attacco di Molteno, ma insomma, qualche errore si può concedere in fase di... Carlo Sperti, ancora Carlo Sperti dall'ala, Carlo Sperti è una sentenza dall'ala, Carlo Sperti è una sentenza, Molteno torna in vantaggio ottesimo 9-8 di Carlo, abbiamo già detto, beh insomma non è... E Carlo non si inventa, insomma, è una certezza, una sicurezza, hanno delle certezze anche della nazionale italiana. Ancora Pivetta dall'ala, e questa volta da Gabriele Randes deve arrendersi. 9 pari, nuovo punteggio di parità, ormai siamo nel 19°. Sempre David Ligic nella posizione di pivot e Dorin Dragnea torna alla posizione di centrale. Persa, palla per Molteno, forse un po' troppa fretta. Amato questa volta per il vantaggio di Bressanone, 10-9. Forse un po' troppa fretta da parte di Molteno nell'andare a creare un servizio al pivot francamente piuttosto complicato, che l'impresa di Bressanone ha intercettato e ha dato il via al piede. Quindi 19. Ancora Carlo Sperti. Stavolta San Paolo si oppone al suo. Attenzione. Attenzione, il 2 minuti sanzionato a Pivetta da parte dell'arbitro. Segnalazione del commissario di gara. Su segnalazione del commissario di Gasso, qualcosa deve successo. Quindi palla Molteno. Formazione abbastanza nuova per Molteno in questo caso in avanti. Esteban Alonso temporaneamente a posizione di ala, in effetti torna all'ala, e Lorenzo Galiz in posizione di centrale. Sfondamento da parte di Lorenzo Galiz, francamente piuttosto improbabile. Lorenzo non è un energumeno, ma evidentemente in questo caso l'infrazione è stata forse un pochino accentuata l'azione sia da parte di Bressanone. Comunque fatto sta, gli arbitri hanno optato per lo sfondamento. Cutura, e questa volta siamo a più 2 Bressanone, 19 al 20°, 19 al 21°, questa abbastanza grave. Time out per Alfredo Rodriguez.
offensiva. Bene la difesa Montenegro, ma in questo caso forse un timido Giovane Mella, probabilmente recuperata la palla parte di Molteno. Tiro del 7 metri. Daniele Sol contro San Paolo. E Daniele non sbaglia. Ridotto lo svantaggio a un punto. 11-10. 11-10 per Bressanone. Sei minuti al termine. Bressanone che riprende a manovrare. Benissimo, intercetta Daniele Randall direttamente, sfrutta la superiorità numerica e marca il gol del pareggio per Molteno. Rete Bressanone. Bressanone raggiunge il faro, Bressanone si porta in testa. 12-11 era il punteggio di parità precedente, 12-11 per Bressanone al 25esimo. Bene il gioco sul pivot da parte di Brixen, che altro rigore su Lorenzo Galizia da parte della difesa di Bressanone, che non riesce a fermare il tentativo di entrata, di penetrazione da parte di Lorenzo. Giacomo Redaelli al tentativo di realizzazione. Anche Giacomo Redaelli non sbaglia. Di nuovo parità, 12 pari. 12 pari, 4 marcature per Giacomo Redaelli, 3 per Esteban Alonso, 2 per Carlo Sperti. Per quanto riguarda Bressanone, Cutura, 4 marcature, poi diversi. Basic 2, Mitterunz 2 e Pivetta 2. Nuovo Bressanone, ancora una palla intercettata da Samuele Riva, che però finisce nelle mani a sempre Pivetta, che questa volta segna la rete del vantaggio per Brixen. 13-12, palla un po', relazione un po' confusa, la palla è finita poi all'ala a Pivetta, che evidentemente se la cava discretamente. Tre reti al suo bottino, quindi una sola, se non ricordo male, una sola palla intercettata da Gabriel Andes. Buon tentativo da parte di Daniele Soldi, che però si sta in palo. Un po' di sfortuna in questo caso per il laterale destro moltenese. Si salva San Paolo, una palla che l'aveva visto immobile, quindi ancora Bressanone. Ah! Virtuosismo da parte di Basic. 14-12 più 2 per Brixen. Questa volta Alonso
non riesce a superare San Paolo dall'ala, un'ala dire vero molto petta, una palla piuttosto sanguinosa questa per Molteno, che dà possibilità a Brixen di attaccare per il più. Mito Rützner, tiro in mano che sorprende Gabriele Arandes, più 3 Brone, 15-12. Molteno deve cercare di ridurre lo svantaggio. Andrea Dall'Aglio cerca di farsi largo, non è facile nella difesa, nella corpulenta difesa dei biancoverdi. Alto Tesini, l'arbitro vede un fallo e Molteno riprende. Gioele Mella e Lorenzo Galizia con Andrea Brella temporaneamente laterale. Ancora Alonso al tiro, ma San Paolo non è potere facilmente superabile con questi tiri piuttosto telefonati. 45 secondi al termine della partita, della gara, del primo tempo, perdon. E questo, in questo caso è Neuner che chiede invece il time out, la sospensione. Probabilmente stanno pensando a una soluzione per poter arrotondare il vantaggio. 15-12 per Brixen. Una partita che Molteno ha un po'... Anastasio e Zappaterreno richiamano le due squadre in campo dopo la sospensione di auto richiesto da Neuner per gli ultimi 40 secondi scarsi. Per la precisione sono 38 i secondi che mancano alla fine della prima frazione di gioco. Mato e Mitterützner con cultura laterale sinistro, ancora dall'ala, questa volta la palla sanguinosa della di Bressanone che permette a Molteno di arrivare in seconda fase del porto, però spreca e anzi dà la possibilità che però San Paolo non sfrutta per un ultimo attacco. Forse c'è ancora qualche secondo, direi di no. È della prima frazione di gioco, 15 Brixen, 12 Molteno, partita gradevole, direi bella, in perfetta parità fino a 5 minuti dal termine, dove quando in realtà adesso ho messo un pochino in largo. Vediamo come sarà la ripresa, ci vediamo tra 15 minuti.
Bene amici telespettatori, ben ritrovati sempre sul canale streaming di Eleven Sport per la seconda frazione di gioco del campionato, della prima gara di andata del campionato di Pallamano Serie A Beretta, quindi massimo torneo maschile italiano. Molteno, padrone di casa, Salumificio Riva Molteno, incontra SSV Brixen. Punteggio dopo la prima frazione di gioco: Brixen 15, Molteno 12. Partita tutto sommato gradevole durante i primi 30 minuti. Molteno ha tenuto bene testa agli altotesini fino a 5 minuti dalla fine della frazione di gioco, dove qualche palla persa ha permesso ai brissinesi di arrotondare un punteggio che in realtà è sempre stato sempre veleggiato più o meno sulla parità. Anzi, Molteno è stato un paio di volte in vantaggio di due reti, lo stesso dicasi per Bressanone. Comunque si riprende per questi secondi 30 minuti tra Molteno e Bressanone. Primo attacco per i Lombardi. Redaelli e Dragnea per questa Dall'Aglio subisce un fallo abbastanza evidente, un fallo abbastanza evidente da parte di Basic, che si piglia 2 minuti. Tiro da 7 metri per Carlo Sperti. Tiro da 7 metri per Carlo Sperti. San Paolo. Tempo intanto è stato fermato da parte dei direttori di gara, che ricordo sono i signori Anastasio e Zappaterreno. Carlo Sperti non sbaglia. 13-15 per Bressanone, evidentemente. Che ora si trova tra l'altro a giostrare in inferiorità numerica, che viene temporaneamente recuperata con l'uscita di San Paolo e l'ingresso di un giocatore d'attacco. Gabriele Hernandez si oppone ad Amato con un tiro in doppio appoggio, però la palla esce di lato, riprende Bressanone con Mitterünzner. Vediamo se molto. Ah! Questa volta Amato riesce a perforare la difesa di Molteno. Carlo Sperti e Daniele Soldi si sono fatti sorprendere dalla fisicità di Amato. Quindi di nuovo 3 punti di vantaggio per Bressanone, 16-13. Infrazione fischiata ad Oni Dragnea, che aveva ben attaccato la difesa brissinese. Evidentemente gli arbitri hanno rilevato un'infrazione probabilmente di passi. Buon per Bressanone, che riesce a riportarsi. Si riporta in attacco e questa volta incrementa di nuovo il vantaggio. Più 4 per Bressanone, a segno Brügger. 17-13, Molteno non deve distrarsi, non deve lasciarsi sfuggire l'inerzia della partita, altrimenti Bressanone è squadra esperta e anche, come dire, fisicamente in grado di far male. Dall'Aglio sbaglia una palla abbastanza facile. San Paolo recupera il pallone, peraltro un tiro molto centrale. Peccato, Dall'Aglio aveva una buona opportunità per riportare a meno 3 il punteggio. Ora Bressanone può attaccare ancora Amato in tranquillità, fermato da Dragnea, 9 metri.
altra infrazione di 9 metri contro Molteno. Adesso non è Amato, cerca di approfittarne, ora infrazione di 2 minuti fischiata proprio da Amato, che ha impedito a Carlo Sperti di andare in contropiede. Infrazione di 2 minuti, Molteno si trova per l'ennesima volta a usufruire della superiorità numerica. Vediamo se questa volta riuscirà a sfruttare la possibilità di giocare con un uomo in più. Finora non si è sempre comportato benissimo in questa situazione di gioco. Giacomo Redaelli, Dorin Dragnea, che però si lascia sfuggire, recupera la palla dall'aglio, forse passi anche per il giocatore brissinese. Carlo Sperti, tiro piuttosto, cerca di sorprendere con un pallonetto San Paolo non è il primo arrivato. Altro attacco sprecato da Molteno, e quindi ancora più 4 il vantaggio di Bressanone. Recuperata la palla ancora da Molteno, che cerca la seconda fase. Edo Dell'Orto sbaglia clamorosamente a porta libera, il portiere era ancora fuori. Clamorosa occasione, un tiro piuttosto facile, ma c'è la possibilità di sbagliare anche questi tiri, abbiamo visto illustri interpreti non riuscire a centrare la palla a 30 metri di distanza, la porta a 30 metri di distanza. Bressanone sta cercando la partita, adesso è da qualche minuto impallata sul 17-13, ma ahimè è Molteno che non è riuscito ancora a sfruttare la superiorità numerica, quindi ancora Carlo Sperti, stavolta sfortunato, però queste sono occasioni pesantissime che vanno sfruttate, e se la cava ancora Bressanone, diciamo che ha superato questa fase di inferiorità numerica senza danni, e quindi adesso può riprendere a macinare gioco. Questa volta 2 minuti a Dorin Dragnea, stavolta la superiorità numerica è per Bressanone. Vediamo quali soluzioni gli altoatesini riusciranno a trovare. Cutura e Amato stanno gestendo questa palla. Palla maldestramente giocata da parte di Bressanone. Hanno fintato un tiro dall'ala stretta per un servizio al pivot, ma la difesa di Molteno è stata questa volta molto attenta. Anche Molteno opta per la sostituzione del portiere, quindi Gabriele Arandes in panchina, entra Lori Galizia. Ancora Carlo Sperti e ancora San Paolo. Carlo Sperti è alla terza conclusione consecutiva non coronata da successo. Queste sono delle opportunità piuttosto pesanti, tra l'altro buona opportunità soprattutto perché è in inferiorità numerica. Sarebbe stato importante riuscire a marcare questa rete. Decisione arbitrale piuttosto contestata, vivacemente contestata, ma questa è la palla a mano. Stavolta è Bressanone. Anche Bressanone non è stato lucidissimo in questo frangente di gioco. Qualche errore di troppo anche da parte degli altoatesini, che potrebbero
in questo caso, come dire, un po' soffrire di superficialità. Vediamo un pochino, partita ingessata, 17-13, punteggio fermo da qualche minuto, su questo punteggio, appunto su questi livelli. Daniele Soldi cerca l'ingresso, viene bloccato, 9 metri. Errore da parte di Lorenzo Galizia. E questa volta Bressanone non sbaglia. Di Giulio alla sua prima marcatura, più 5 in punteggio. Un punteggio largo, bisogna vedere se Molteno avrà la costanza, la forza, anche la tranquillità per recuperare, ma Bressanone non ha avuto diverse occasioni per sfruttare, la sfruttate. Time out richiesto da ripresa del gioco dopo il time out richiesto da Alfredo Rodriguez. Molteno deve assolutamente accorciare le distanze per evitare che il punteggio possa dilatarsi, insomma, oltremodo, diventare poi irrecuperabile. Vediamo se riuscirà a rimanere agganciato al treno. Già 5 reti sono un passivo piuttosto consistente, soprattutto, ripeto, con una squadra come Bressanone, esperta, molto abituata a gestire situazioni di questo tipo. Daniele Soldi questa volta riesce ad andare a segno. Seconda rete, seconda marcatura per lui, 14-18. Bressanone, nuovo tentativo, ma da Vorkutura, dai 7 metri, e gol tutte le volte, tutta la vita, ma certamente. 19, 14, ancora più 5 per Bressanone, questa volta non impeccabile la difesa di Molteno che si è aperta proprio nel cuore dei 7 metri, insomma, vuol dire, troppo facile per... Samuele arriva dall'ala, tenta anche lui il pallonetto, ma con San Paolo mi sa che questa è una soluzione che paga poco. Altra palla per Bressanone. Questa volta ancora Amato. 20-14. Daniele Soldi, azione assolutamente personale, di rabbia per rimanere agganciati alla partita. 20-15, ma c'è necessità di maggiore attenzione in difesa. Purtroppo questa partita si vince, si pareggia, si gioca soprattutto in difesa con una squadra, ripeto, come Bressanone, che è una squadra assolutamente rete. Brugger in mezzo alle gambe a Gabriele Arandes. Ancora Daniele Soldi, 4, Daniele Soldi sta
incrementando i giri del proprio motore, finora abbastanza in sordina, ora due gol consecutivi. E due gol consecutivi, bene la fase offensiva di Molteno. Bressanone è un po' in difficoltà contro i cambi di direzione, contro Daniele Soldi, contro giocatori brevi linei, rapidi, molto rapidi. Nove metri, intervento di Dorin Dragnea, piuttosto che gli arbitri, piuttosto un'azione piuttosto confusa, gli arbitri hanno assegnato la palla a Bressanone, ma ottima rete di Basic, che non solo mette a segno il più 6, ma procura anche l'espulsione temporanea 2 minuti a Redaelli, e quindi ahimè le cose si complicano. Ora Molteno è in inferiorità numerica, sta giocando senza portiere, non deve avere fretta in questa situazione, in questo fondamentale. Gioele Mella, errore piuttosto grave, non sbaglia Pivetta, quarta realizzazione per lui, 23-16. La partita sta assumendo connotati decisamente positivi per Bressanone, ormai a più 7 è un distacco importante, è un vantaggio importante, si può gestire in tutta tranquillità, quindi. Partita fermata temporaneamente dai direttori di gara per permettere al giocatore del campo, non ce n'è bisogno, ok. Si riprende. Gioele Mella tenta una conclusione da fuori, a dire il vero piuttosto veleitaria, era una buona posizione Andrea Dall'Aglio, che infatti si lamenta in panchina, ma purtroppo adesso più 7 per Bressanone, superiorità numerica, quindi stavolta niente da fare per Pivetta. Gabriele Randes intercetta, Bressanone spreca questa opportunità ma Bressanone al 45esimo scarso, quindi è poco più di 15 minuti dalla fine, a più 7 dovrebbe verificarsi una caporetto, insomma, per ribaltare la sorte dell'incontro. Vediamo. Ancora Daniele Soldi, Gioele Mella, e questa volta per Andrea Dall'Aglio che non sbaglia, seconda rete per Andrea Dall'Aglio, 23-17, ma vediamo, squilli di ripresa vanno consolidati, soprattutto la fase difensiva deve essere più efficace per Molteno, mentre Bressanone riesce a trovare con buona costanza sia le ali sia i servizi al pivot. Cutura, questa volta Gabriele Randes intercetta, seconda fase per Molteno. Daniele Soldi, ottimo tiro, finta il tiro sopra la barriera, in realtà di fianco. Daniele ha nelle sue corde queste conclusioni, seconda fase molto rapido,
Time out. Riprendiamo dopo il time out richiesto da Neuner. Bressanone riprende il gioco in attacco. Più 5, Molteno ha recuperato due reti in un minuto. Vediamo se questo basterà a risvegliare l'incontro o se Bressanone in realtà riuscirà ad essere ancora efficace. Passivo fischiato dagli arbitri. Ecco qua, palla recuperata dai moltenesi. Andrea Brambilla non sbaglia. 19-23. Beh, questa volta tre reti recuperate, un po' di distrazione sicuramente da parte di Bressanone, molta determinazione da parte di Molteno, che evidentemente ha nelle proprie caratteristiche quelle di non mollare. Abbiamo visto anche nel torneo di Cassano, dopo essere stati in svantaggio, per un grave svantaggio, Molteno ha recuperato Pivetta. Questa volta non è più, scusate, Pivetta era in panchina. Bressanone 24-19, riporta Di Giulio, riporta a più 5 il passivo. Ancora Gioia Mella, Daniele Soldi. Ancora Daniele Soldi. Frazione decisamente positiva stavolta. San Paolo si fa sorprendere sulla propria destra. Tiro di Daniele Soldi di fatto fuori mano, ma ottima conclusione. Ancora più 4 per Bressanone. Cutura sta cercando di mettere ordine nel gioco di Bressanone. Cutura, ricordiamo, è l'allenatore in pectore di Bressanone. In realtà Neuner si interfaccia insomma molto frequentemente con, lo vedete dare disposizioni. Cutura in campo è un allenatore in campo, oltre ad essere un realizzatore. Infrazione di passi, e questa è un'ingenuità. Questa è un'ingenuità da parte di Pivetta, che si piglia due minuti per non aver lasciato la palla dopo il fischio dell'arbitro. Quindi superiorità numerica da parte di Molteno, grave ingenuità da parte di Pivetta. Insomma, palla va lasciata, è un fallo, è una infrazione abbastanza elementare. Insomma, un giocatore della sua esperienza dovrebbe cerca la penetrazione. Questa volta Andrea Dall'Aglio, però il gol viene annullato, fischiato invece il rigore, il tiro dai 7 metri per Molteno. Andrea ha subito fallo, quindi era probabilmente
già era in area, ma perché quindi è spinto dagli avversari. Quindi rete annullata, rigore, Carlo Sperti non sbaglia e la partita rientra 21-24 più 3. Ora vediamo se Bressanone riuscirà a mantenere la tranquillità o se Braccino comincia a diventare corto, Braccino del tennista. Vediamo. Bressanone è squadra, ribadiamo, di grande esperienza, quindi in realtà abituata a queste soluzioni. Amato sbaglia clamoroso. No, clamoroso anche l'errore di questa volta. Carlo Sperti che tenta una realizzazione piuttosto difficile. È vero che Bressanone era in inferiorità numerica, il portiere era fuori, ma stava velocemente rientrando San Paolo, quindi bene la coppia difensiva Dragnea e Dell'Orto. Bressanone sta ancora tentando di Bressanone Amato stavolta in posizione da pivot, ben servito da Cutura, anche qui ingenuità però da parte della difesa moltenese che si è fatta sfuggire l'attaccante blissinese. Ottimo servizio di Cutura per Amato, che non ha sbagliato, nulla ha potuto Gabriele Arandes. Più 4 Bressanone. Ancora Daniele Soldi, ottima conclusione, purtroppo palo esterno e rimessa laterale da parte di Bressanone, che può riportarsi in avanti. Doppio pivot per Bressanone questa volta. Ancora Amato. Tempo fermo, c'è necessità di asciugare il campo. Palla per i biancoverdi, Bressanone non ha fretta di condurre l'attacco, però un po'. Gabriele Arandes, Bressanone sta perdendo tranquillità, questa è una. Gioele Mela sembrava nelle condizioni di poter concludere in modo agevole, questa volta ha preferito cercare il servizio per Alonso, ma è stato intercettato. Probabilmente Gioele Mela avrebbe potuto chiudere il tiro molto agevolmente, aveva specchio della porta completamente a sua disposizione. Ne approfitta Bressanone. Intervento della difesa moltenese sanzionato dal direttore di gara. Questa volta, ecco, state notando un eccesso di ancora Gioele Mella che però non riesce a chiudere un servizio. Rete piuttosto importante da parte di Pivetta, 5 gol al suo attivo, porta più 5 il vantaggio di Bressanone. Palla, un paio di palle sprecate nel caso di dire da parte di Molteno. Questo nuovo vantaggio più 5 potrebbe essere decisivo. Vediamo cosa, come interviene, tenta
Lorenzo Galizia, un velleitario ingresso in area sulla sinistra. Andrea Dall'Aglio questa volta. Andrea Dall'Aglio questa volta non riesce a superare San Paolo. Bressanone riprende. Questa è una palla abbastanza importante per Bressanone. In caso di segnatura probabilmente chiuderebbe l'incontro. È vero che mancano ancora i 5 minuti, ma francamente 5 minuti, 5 reti sarebbero 6 in caso di marcatura. Insomma, francamente sono difficilmente recuperabili. Vediamo. Errore da parte di Bressanone. Vediamo se Molteno riesce. Anche per Molteno questa è una palla importante, perché Redaelli trova una rete importante, anche quella di Redaelli. San Paolo si è fatto un po' sorprendere, palla in mezzo alle gambe. È vero che Redaelli ha un tiro notevole, ma sembrava San Paolo sulla traiettoria. Sono reti che, come dire, sono reti che si prendono, nella pallamano i tiri sono, le conclusioni della rete sono improvvise e spesso frequenti. Andrea Brambilla ferma Davor Cultura dall'ala, che è una notizia. Gabriele Rande si intercetta il pallone di Amato, che non riesce da un'ottima posizione contropiede di Bressanone, francamente con palla persa da parte di Daniele Soldi. Ora Alfredo Rodriguez chiama il time out, cioè bisogna recuperare concentrazione. Più 5 Brixen con partita di fatto in ghiaccio, più 5 a meno di 4 minuti, sono 3 minuti e 40 secondi, impresa ardua per Molteno. Ancora Molteno, stavolta buona la difesa di Bressanone. Andrea Dall'Aglio ha cercato un tiro dei 7 metri che l'arbitro però non gli ha concesso, non era del suo stesso avviso.
3 minuti alla fine più 5 Bressanone. Andrea Brambilla, due minuti sulla conclusione vincente di Mitterrützner. Più 6 Bressanone, partita questa volta sì, ormai chiusa. Vediamo come Molteno riuscirà a replicare a questa situazione. 28-21 è un punteggio piuttosto largo, forse eccessivamente penalizzante per Molteno. In realtà Molteno è stato molto più in partita di quanto non dica il punteggio. Dall'Aglio recupera un'ottima palla e poi però si fa intercettare la conclusione da parte di Wierer. San Paolo ha lasciato spazio al secondo portiere di Bressanone, Wierer. Dall'Aglio ha recuperato un'ottima palla ma ha fallito una facile conclusione. Ora Neuner chiede il time out. Ci vediamo tra un minuto. Bene, trascorso di fatto un minuto di time out, chiamato da Neuner. Bressanone ormai a meno di 2 minuti dalla fine, 1:50 più 6, è già da tempo nello spogliatoio, perché voglio dire, con i due punti in tasca. Fortunata la difesa di Molteno in questo caso. Tiro da 7 metri recuperato da Puntair. Al tiro Coppola. Non sbaglia Coppola, anche lui si iscrive al tabellino dei marcatori, 29-22. Questa volta sì, un punteggio direi decisamente severo per Molteno, un po' di scoramento anche tra le file dei Lombardi, che registrano un battesimo abbastanza difficile. Beh, non c'era da sorprendersi, Bressanone era un avversario tutt'altro che semplice, ma qualche nota positiva si è visto. Bressanone ha avuto il merito di non sbagliare, cosa che invece sta facendo ora. Ingenuo fallo di Puntair. Due minuti, ma di fatto sono 45, 10 secondi, quindi Molteno può al limite tentare un'ultima conclusione. Daniele Soldi. Non va, evidentemente non era serata. Finisce
così 29-22 per Bressanone, l'esordio, la prima partita di campionato che ha visto Molteno impegnato contro appunto i brissinesi. Ottimo inizio da parte dei biancoverdi, discreto inizio da parte di Molteno, che deve però dare continuità alle proprie, ai propri momenti positivi per poter reggere e sperare di impattare con avversari magari meno impegnativi, di poter rimanere in partita. Bene, la partita si chiude qua, 29-22, una buona serata a tutti, grazie per averci seguito per questa sera. Dal Pala San Giorgio, una buona serata a tutti. Qua. Prova, 1, 2, 3, prova.
Buona serata, inizio ottimo da parte di Bressanone. Come hai visto la partita? Qual è stata la tua chiave di lettura della partita? Io penso prima una situazione, non ho una partita, un inizio di Liga dopo de 5 mesi di tutto lo che ha passato, no? Con Covid e tutto, situazione senza pubblico, molti nervi, molta, come dico, poca pazienza per il gioco, per tutti, io penso, per noi, non solo per la nostra squadra, per tutto. E abbiamo giocato con una molto organizzata squadra che sa in tutti i momenti a che gioca, molto disciplinata, molto, molto bene preparata, no? Se è il lavoro di allenatore. E noi aspettiamo questo, no? E io posso dire solo che sono molto contenti, primo per il gioco dei miei ragazzi e dopo per come giocano. No? Molto bene, abbiamo visto, molto bene dalle ali, molto bene il servizio al pivot. Avete chiuso sui massimi 29-22, sul massimo vantaggio disponibile. In realtà un primo tempo più equilibrato, questa è la chiave di lettura, non so se sei dello stesso parere. Sul secondo tempo l'esperienza di Bressanone e la forza di Bressanone ha avuto la meglio. Quest'anno Bressanone dove arriva? Partita a partita. No, la nostra filosofia è... Navighiamo vista. No, in tutti i partiti giochiamo, tutti i squadri giocano per vincere. Tutti il mondo. Ma no, la mia filosofia è cada attacco, vincere cada difesa, cada palla. È così. È così. Nel primo minuto a 60, come la dico, questo è bello per me. E in ultimo, a fine della partita, massimo vantaggio. Questo è come dobbiamo giocare. Del primo all'ultimo minuto, sempre con forza, sempre uguale, senza perdere il norte, no? Ma è difficile, ha sido una partita difficile, un momento difficile per noi in primo tempo, anche in secondo. Sì, momento difficile, momento difficile un po' per tutti, uno sport, tra l'altro, lo sport senza pubblico è uno spettacolo a metà, francamente, sì. È uno spettacolo a metà, però devo dire, tutto sommato, oggi, bella partita, godibile, buona, dove Bressanone ha fatto valere la sua esperienza, Bressanone ha schiacciato sull'acceleratore quando doveva schiacciare, molti hanno sbagliato qualcosa, probabilmente anche un pochino di... ha pagato un po' di più Molteno rispetto a Bressanone l'esordio in questo campionato. Bene, quindi congratulazioni, bella vittoria, e quindi Bressanone quest'anno lo vedremo sicuramente, questo è un parere spassionato, credo lo vedremo nelle prime posizioni della classifica. Grazie molte per la tua disponibilità, complimenti, buon rientro. Grazie mille, complimenti a voi e per la squadra di Molteno, per la partita e per tutto. Grazie mille. Grazie a te. Forte. Grazie. Alfredo. Ciao. Allora. Punto bianco. Punto bianco, distanza. Allora, come commentiamo questo esordio? Forse un punteggio un po' severo per come è andata la partita, però ci sono state cose buone. Sì, io penso che la partita è come inizio di un campionato tan difficile per noi, perché è la prima volta che giochiamo a uno con questi ragazzi, è una buona partita. Nel conjunto dei 60 minuti che abbiamo giocato, probabilmente sobran 20, 10 e 10, no? 10 della prima e 10 della seconda, dove non abbiamo saputo come fermare un po' l'attività di gioco della squadra di Bressanone. No? E non posso essere felice ovviamente, perché il risultato non è buono, dobbiamo abbassare il lavoro, il gol è ricevuto, nel senso che la nostra squadra non può prendere tante gol se vuole essere competitiva in una competizione come il campionato di A1, ma sempre dobbiamo cercare le cose positive che abbiamo giocato con 14 giocatori, che il livello non è stato brutto in nessuno, hanno giocato competendo, dobbiamo migliorare piano piano,
siamo nel comienzo della preparazione, Bressanone è una squadra che giocherà per il campionato con sicurezza e noi dobbiamo ir piano piano arrivando al livello che bisognava, no? Sì, abbiamo visto un buon inizio da parte di Molteno, diciamo un po' penalizzata probabilmente sulla fine del primo tempo, un paio di gol di troppo ci hanno un po' penalizzato. Una ripresa discreta, avevamo anche Molteno aveva recuperato anche la partita, meno 3 si poteva ancora giocare, poi un paio di gol di Bressanone, insomma. Beh, non è Bressanone l'avversario, ricordiamo anche che aspettiamo Aleksandar Vučinić, Molteno aspetta l'arrivo del ragazzo serbo, ma oggi si gioca con questi giocatori, quindi la partita. Bressanone non è l'avversario di Molteno, ma gli avversari di Molteno probabilmente saranno altri, gli avversari intendo quelli, gli avversari per la classifica. Dove dobbiamo migliorare? Prima cosa che dobbiamo prendere è l'esperienza che si deve avere per giocare in una competizione come la A1, no? Perché abbiamo visto oggi come Bressanone controlla perfettamente il timing del gioco, no? E questa è una cosa che noi non conosciamo, no? Nel senso di che per noi è una novità, no? Sempre abbiamo giocato l'anno scorso, 2 anni fa, con 3 squadre dove il ritmo, il timing era nostro sempre facilmente, normalmente. Allora adesso dobbiamo di controllarlo, dobbiamo sapere giocare con questa storia, nel senso di che sappiamo che non tutte le squadre giocano allo stesso livello di ritmo, allo stesso livello di intensità, e che noi dobbiamo di controllare il nostro stile di gioco, la nostra filosofia, per migliorare un po' la situazione critica, come oggi ha sido minuto 20 al 30 o minuto 1, 2 al 10, che fu dove veramente ha crescito la differenza tra uno e altro. Prima cosa. Seconda, ovviamente dobbiamo migliorare il nostro attacco anche nel senso della finalizzazione, nel senso della creazione della situazione buona per il tiro, e finalmente sapere che il nostro schema difensivo è un schema di tantissimo rischio, un schema troppo intenso, che bisogna di che tutti i giocatori giocano al massimo livello in tutto, no? Non solo un momento, non solo un minuto, sino costantemente, no? Questo è un tema di tempo, questo è un tema di lavorare, questo è un tema di prendere esperienza, di giocare molte partite in più, e vediamo come piano piano, io penso, sono con fiducia di che tutti possiamo migliorare, anche la propria squadra gruppalmente e i propri giocatori individualmente. Bene, prossima trasferta, Eppan, sulla carta un incontro non così difficile come Bressanone, però giochiamo in trasferta, quindi in favore di campo e agli avversari. Per noi questa stagione tutte le partite saranno difficili, sicuro, non avrà nessuna, mai avrà una facile, no? Ovviamente Eppan lutta o deve lottare teoricamente per altro tipo di obiettivi diversi che le Bressanone, ma giocano a casa, stiamo iniziando il campionato e nessuna squadra ha la sicurezza di arrivare all'obiettivo che prende nell'inizio, no? Pertanto aspettiamo una squadra fortissima, si è rinforzato con 2 giocatori altamente interessanti, e ha cambiato anche l'allineatore, che questo è sempre una questione importante in una squadra, ma vediamo che può essere. Il nostro obiettivo adesso in questo punto è sempre lottare la vittoria, sempre lottare con intensità, ma soprattutto crescere nel livello di gioco ed esperienza e vedere a dove vogliamo arrivare. Questa è l'idea. Se con questo, di questo punto possiamo vincere a Eppan, perfetto, e se no continueremo lavorando per vedere se la prossima sarà la nostra opportunità. Perfetto. Quindi un discorso di continuità, ovviamente come dire, con un occhio alla contingenza, quindi alla classifica giorno per giorno. Ottimo, bene, grazie Alfredo, grazie per il tuo tempo e grazie a voi.